Nel servizio, il presidente Vendola all'uscita dal Ministero dell'Economia a Roma, dopo l'incontro con il management nipponico, con il quale ha discusso e ottenuto assicurazioni sul lavoro futuro degli operai alla Bridgestone di Bari. I giornalisti hanno fatto domande sugli esiti dell'incontro e sulla situazione politica che vede la Regione Puglia in una fase delicata dopo l'impasto di giunta. Era l'obiettivo fondamentale di togliere di mezzo, diciamo, il sentimento di angoscia dei lavoratori e un gesto di violenza da parte dell'azienda, di togliere di mezzo, di derubricare qualcosa che è inaccettabile per noi, appunto quello che è stato definito una scelta irrevocabile. Da oggi siamo nelle condizioni ai tavoli tecnici di approfondire tutte le questioni che il gruppo Bridgestone ci propone, chi ha cominciato a rappresentare a noi, alle forze sociali, e a quei tavoli noi cercheremo di dare a tutti i livelli, dallo Stato centrale alle sue articolazioni periferiche, una risposta positiva affinché Bridgestone possa vivere e addirittura rilanciarsi. Questo è l'obiettivo della Regione. Come altre volte abbiamo fatto, noi non siamo un bancomat, ma noi mettiamo a disposizione di politiche industriali serie anche le risorse pubbliche. Certo che, diciamo, siamo disponibili a discutere di questo. Non ho lanciato nessun ultimatum, ho composto una giunta che rappresenta, io credo, uno straordinario rilancio dell'azione del centro-sinistra in riferimento non ai problemi, ai problemucci dei partiti, delle loro correnti, ma rispetto ai problemi della Puglia, appunto. Credo che Bridgestone debba essere la scena su cui noi costruiamo le nostre scelte, non solo le scelte specifiche di politica industriale, ma anche le scelte politiche più generali. Io voglio bene i partiti, ma voglio più bene i pugliesi. Penso che bisogna rispettare i partiti e penso che i partiti debbano rispettare le prerogative del Presidente. Tra le prerogative del Presidente c'è la scelta degli assessori. Se un assessore mi viene consegnato da un segretario di partito, io non sono più libero di prendere quell'assessore e rimproverarlo quando sbaglia, di indicargli che deve, diciamo, fare con più solerzia il suo mestiere. Non sono più in grado di esercitare il compito per cui io sono stato eletto Presidente della Regione Puglia. Questo lo voglio fare in spirito di concordia con i partiti, però loro devono avere la santa pazienza di rispettare, come dicono negli incontri formali, ma poi di rispettare anche nella sostanza, le prerogative del Presidente. Il Presidente fa la giunta con lo stesso spirito con cui affronta la crisi della Bridgestone, nell'interesse della Puglia. Lampugnani, siccome il mio interesse è quello di dare alla Puglia le migliori risposte possibili, io credo che per un assessorato che cumula le competenze di due assessorati ci voglia una persona di particolare freschezza e di particolare competenza, come l'onorevole Antonio De Caro. Diciamo, mi sono dedicato, se posso dirlo, a scegliere i migliori che sono in campo e credo che il Partito Democratico da questo giro esca assolutamente rafforzato nella sua presenza in giunta, visto che due dei suoi assessori cumulano quattro assessorati.